così bello qui. È stata un'idea grandiosa venire di nuovo al parco del castello. Sono d'accordo, tesoro. I castelli sono noti per avere grandi giardini con una vegetazione a regola d'arte. Spesso vi si trovano imponenti fontane e figure di pietra a decorazione. E anche il castello è meraviglioso. Ed è enorme. Sapevate che questo castello ha più di 400 anni? Cosa? Così vecchio? E chi l'ha costruito? Costruire un castello simile era cosa riservata ai più ricchi, i cosiddetti nobili. Cosa vuol dire nobile? I principi e le principesse? Esatto, ma alla nobiltà appartenevano anche tutte le persone benestanti, i governanti che avevano una posizione di spicco nella società. Oltre ai re, la nobiltà includeva anche principi e duchi. Ed era questo esattamente? Adesso vi racconto. Nel Medioevo i ricchi vivevano ancora in fortezze che erano già state costruite a partire dal IX secolo e avevano mura molto spesse. Sicuro che non erano così belle come i castelli? I castelli sono nati tra il XV e il XVI secolo. Erano più appariscenti visti da fuori perché dovevano dare l'impressione di potere e ricchezza di chi ci abitava. Erano i re! E le principesse! Sì. A quei tempi le persone si spostavano in bellissime carrozze e le donne portavano abiti meravigliosi. Oh, ma che bello! Se fossi re non ci sarebbe la scuola e i giocattoli sarebbero gratis. Tu saresti sicuramente un re fantastico. Re Bennett, il re dei giocattoli e della non scuola. Sì. I castelli erano molto più sfarzosi anche dentro, avevano lampadari preziosi e mobili d'oro. Ogni bambino aveva la sua cameretta? Ogni bambino aveva addirittura più di una camera. Alcune erano solo per il gioco. Poi c'era la stanza per vestirsi, la stanza da musica. Voglio vederle! Oggi però è chiuso, che peccato! Torneremo un'altra volta e vedremo il castello da dentro. Mamma mia, ma cos'è questo rumore? Ecco il cantiere laggiù. Oh, wow, guardate che gru gigante! Possiamo andare a vederla? Oh, sì! Naturalmente, vostre altezze. (Ride)